eccoci qua con una nuova recensione, una nuova books review sul libro che ho anticipato nella prima puntata del 5 per un autore. Si tratta di Margherita Dolcevita di Stefano Benni, edito nel 2005 dalla Universale Economica Feltrinelli. Margherita, detta Margherita Dolcevita perché ha sempre quest'animo molto felice, gioioso, voglioso di vivere, è la protagonista di questo mondo a cavallo tra la città e la campagna. Lei ama la natura, la rispetta, è perfettamente integrata nella società del suo mondo, nonostante magari abbia quel chiletto in più, non sia Miss Italia 2005. È sempre felice di vivere, ha un sacco di amici, non ha problemi a integrare persone escluse, diciamo, dalla società. Parliamo del campo rom che si trova in fondo al prato, dove abitano dei suoi amici di infanzia con cui gioca tranquillamente come se fossero persone normalissime, non giudicate dagli stereotipi e da tutta la società. Ha una famiglia composta da suo padre, che è un riparatore di cose vecchie perché non riesce a resistere alla tentazione di aggiustare qualcosa. Spiega in parole povere che non sono solo gli oggetti a dover essere riparati, ma anche le persone, che gli piacerebbe un giorno trovare il modo di aggiustare le persone o i pensieri delle persone. La madre è la classica casalinga, quindi affezionata alla sua soap opera preferita, che se la rivede mille volte, le piace cucinare, fare cose in casa, il classico polpettone con gli avanzi, insomma le cose che caratterizzano la casalinga, molto affettuosa con i figli. Ha due fratelli, uno è il fratello maggiore che sembra uscito da Tamar Raid e l'altro invece è il fratello minore, un piccolo genietto non solo della tecnologia ma di qualunque cosa. L'ultimo, ma non ultimo, membro umano della famiglia è il nonno, ed è un pazzo il nonno, anche lui ha questo spirito vitale che ha anche Margherita. Ultimo membro di questa famiglia non umano è Pisolo, che è il cagnolino fidato di Margherita, che è un incrocio tra mille razze, il classico bastardino affettuosissimo e legatissimo alla famiglia di Margherita. Tutto il mondo di Margherita si sconvolge quando a fianco a lei nel terreno allora vuoto, a fianco alla loro casa, si erge un cubo nero che si scopre essere niente poco di meno che l'abitazione di una famiglia molto ricca che si chiama Del Bene, anche qua il gioco di parole, formata da individui che vedono l'apparenza più che la sostanza, sempre in parole povere. Ci sarà un incontro-scontro tra le due famiglie che avrà delle conseguenze piacevoli o meno. Questo porterà Margherita a conoscere un nuovo lato del suo presente, quindi una realtà che lei ancora non ha potuto vedere con i suoi occhi, ma che la spaventa da morire una volta che le si palesa davanti. È una realtà in cui non c'è più libertà, bisogna conformarsi per forza, altrimenti si è emarginati. Benni fa un discorso alla fine nel quale dice: i bambini un giorno, sopraffatti dal vostro progredire nella tecnologia, nelle armi e quant'altro, si metteranno in guerra contro di voi e vinceranno perché creerete dei piccoli mostri. È il succo di tutto il libro, in pratica. L'innocenza dei bambini non va toccata, bisogna avere rispetto per la natura e per le sue meraviglie, tra cui i bambini stessi. Non bisogna cercare di inglobarli nel futuro che magari non è ancora arrivato, non bisogna cercare di aggiornarli come se fossero dei software, bisogna farli crescere in modo sano, poi saranno loro in un futuro a decidere quale sarà la loro strada. Margherita Dolcevita mi piace proprio per questo, perché io da insegnante amo i bambini e i ragazzini, anche perché Margherita ha 15 anni, non è una bambina, è in quell'età di mezzo dove non sei bambina, non sei neanche donna, devi decidere cosa fare della tua vita. È un libro che consiglio a tutti, soprattutto in questo periodo, in quest'epoca, perché è molto educativo, attraverso un romanzo, una storia comunque che ha un filo logico, ti spiega quali sono i rischi del futuro. Non è tutto bello, non è tutto comodo, magari
Lo sembra, ma ci sono degli effetti collaterali. Se non ci adattiamo alle tecnologie rimaniamo indietro, rimaniamo proprio tagliati fuori dalla società. Siamo costretti a imparare a usare la tecnologia, ma non dobbiamo essere sopraffatti da essa. C'è la comodità, ma ci sono gli effetti collaterali. Questa è la mia morale di vita. Questo è il libro che mi ha aperto gli occhi quando ero adolescente. È grazie a questo libro che ho ripreso a leggere. Come quando ero piccola. Consiglio a tutti, grazie Stefano Benni, se mai vedrai questo video, ti ringrazio tantissimo per avermi fatto questo regalo, il libro del cuore, ognuno ha il suo libro preferito in assoluto, questo è il mio. E credo di essere una delle poche, ma se qualcuno di quelli che stanno vedendo questo video l'ha letto o comunque anche per voi è un libro della vita, il vostro libro preferito, vi prego commentatemi, teniamoci in contatto perché mi piacerebbe tantissimo scambiare opinioni su questo libro. Spero che la recensione vi sia piaciuta, se vi è piaciuta mettete un like, se non vi è piaciuta magari mettetelo lo stesso oppure lasciatemi un commento che fa bene e basta. Ci vediamo con la prossima recensione o comunque con il prossimo video. Ciao!